Un centinaio di famiglie di Camaiore potranno usufruire del nuovo servizio sociale di distribuzione di generi alimentari invenduti, grazie al progetto Buon Samaritano, che vede coinvolti il comune, Conad City e l'associazione Il Germoglio di Camaiore. Pasta, verdura, cioccolato, tonno e altri prodotti alimentari perfettamente consumabili, ma per motivi di etichetta non più in vendita, saranno consegnati all'associazione di volontariato, che la distribuirà alle famiglie bisognose di Camaiore. In questi ultimi tempi, purtroppo, con la crisi economica ci siamo trovati ad affrontare tanti problemi, le famiglie sono aumentate, sono delle belle famiglie, si va dalla persona anziana e si va a famiglie anche di 10-11 persone. Abbiamo i nostri, diciamo, concittadini, in più un 32% è rappresentato da altre etnie e noi facciamo anche delle spese in base al nucleo familiare. Durante il periodo della settimana ci sono parecchie merci che purtroppo per motivi già di legge non possono essere immesse sul commercio perché devono essere tolte 2 giorni prima della scadenza e così via, o prodotti che durante l'arrivo della merce sono un po' difettati. Abbiamo visto che dovevano essere smaltiti e gettati, allora abbiamo deciso con l'assessore di poter sfruttare questa occasione. Non è solo questione di solidarietà, ma anche di diminuzione della produzione di rifiuti, voluta dall'amministrazione comunale tra le buone pratiche verso l'obiettivo rifiuti zero. In questo modo, infatti, nell'arco dell'anno, diversi quintali di cibo troveranno un corretto utilizzo e non saranno più destinati a diventare rifiuti. Non conferire, non far diventare rifiuto del materiale importante, quale quello alimentare, e di riconsegnarlo a persone, a famiglie che in questo momento soffrono della crisi economica.